Ha tolto il velo il Fontanelle Branca, pronto ad affrontare la prima storica avventura nel campionato di promozione. Nella cornice della festa della Madonna del Granello di Branca, la compagine gubina si è presentata davanti a un pubblico festoso e curioso di accompagnare la squadra in vista di una stagione che promette di essere densa di significati. Sul palco sono saliti tutti i giocatori a disposizione di Andrea Lisarelli, brancaiolo doc che dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha accettato di guidare la squadra sedendosi per la prima volta in panchina. Ad aprire la presentazione le parole del presidente onorario Fausto Fioroni, che dopo tanti anni ha passato il testimone a Riccardo Tittarelli, premiato assieme a Francesco Bazzucchi, Fabio Marchi e allo stesso Fioroni da tutta la compagine societaria per il grande lavoro svolto in tutti questi anni. E mentre al Santa Barbara i lavori di adeguamento procedono spediti, con il campo pronto per i primi di settembre, la squadra giovedì scorsa ha debuttato in precampionato, pareggiando per 3-3 a Casa del Diavolo, contro una delle formazioni più esperte della categoria, in un match nel quale ci sono messi in evidenza il baby Samuele Barchi, autore di una doppietta, e l'ultimo colpo di mercato Riccardo Martini, anche egli a segno. I bianco-blu esordiranno in Coppa sabato 22 agosto al Minelli di Fontanelle contro il Cerqueto. Queste le parole del capitano Marco Passeri. Finalmente abbiamo coronato questo sogno, speriamo di mantenere la categoria e di raggiungere il più presto possibile la salvezza, sperando anche di toglierci qualche soddisfazione, sia per gli sforzi che ha profuso la società fino adesso per adempiere all'adeguamento del campo. In più anche per darci una bella soddisfazione facendo bella figura. Abbiamo disputato questo incontro a Casa del Diavolo, una squadra di categoria che è da parecchi anni che fa questo campionato. Niente, siamo comportati abbastanza bene, abbiamo pareggiato 3-3. I giovani hanno dato una buona risposta e niente, anche lo zoccolo duro della squadra ha tenuto bene. Speriamo di confermare e di mantenere queste buone indicazioni come primo test.